Hai mai pensato agli alieni? Voglio dire, hai mai pensato alla possibilità che non siamo soli? E se la Terra fosse solo uno dei tanti pianeti dell'universo e la vita intelligente fosse là fuori da qualche parte? Ma come diavolo dovremmo saperlo? Prima di liquidare questa domanda come una domanda assurda, ti consiglio vivamente di guardare questo video. Negli ultimi anni la NASA ha investito molto nella ricerca sulla vita extraterrestre. Hanno inviato migliaia di satelliti nello spazio, costruito laboratori scientifici sulla Luna e redatto migliaia di rapporti rivoluzionari su come sarebbe scoprire la vita aliena. Quindi, guarda questo video se sei pronto per alcune informazioni strabilianti sugli extraterrestri. Il numero 5 ti scioccherà sicuramente. Ricordati di mettere mi piace, condividere, commentare e iscriverti al nostro canale per altri video come questo. TESS è nello spazio da pochi giorni, ma gli scienziati hanno già scoperto dove potrebbe essere possibile la vita. Negli ultimi 2 anni, il Kepler Telescope della NASA ha scoperto migliaia di mondi che hanno più o meno le dimensioni della Terra e utilizzando l'intelligenza artificiale, gli scienziati del progetto sono stati in grado di scoprire quali avevano un'atmosfera. TESS ha identificato 10 nuovi pianeti che orbitano all'interno della zona abitabile, l'intervallo di distanze in cui potrebbe esistere acqua liquida sulla superficie. Il telescopio TESS. Il telescopio TESS è il successore del Kepler Space Telescope della NASA e cercherà pianeti al di fuori del nostro sistema solare. TESS cerca esopianeti nelle vicinanze del Sole, in particolare quelli in orbita attorno a stelle luminose e vicine che sono già note per avere pianeti in transito e che possono essere seguiti con telescopi terrestri e spaziali. L'obiettivo principale della missione TESS è rilevare piccoli pianeti con stelle ospiti luminose nelle vicinanze solari, in modo da poter eseguire una caratterizzazione dettagliata dei pianeti e delle loro atmosfere. Il telescopio, che è il culmine di decenni di lavoro e miliardi di dollari, scansiona l'intero cielo negli emisferi settentrionale e meridionale, alla ricerca di piccoli mondi che orbitano attorno a stelle diverse dal nostro Sole. È stato lanciato il 20 marzo e ha iniziato a funzionare immediatamente. Tra i 10.000 candidati che ha identificato finora, ci sono pianeti più caldi di Mercurio. Risiedono nella zona di Riccioli d'Oro, dove può esistere acqua liquida sulle loro superfici. All'interno di quella zona, le temperature dell'atmosfera di un pianeta non devono essere troppo basse. Uno dei pianeti trovati da TESS è HD 209458b. Il pianeta dista 169 anni luce e orbita attorno a una stella più piccola e più fredda del nostro Sole. Si ritiene che il pianeta abbia un'atmosfera che contenga vapore acqueo e anidride carbonica. Si ritiene che il pianeta sia una superterra. Cosa intendono gli scienziati per zona abitabile? Ci sono diversi fattori che vengono presi in considerazione quando si determina se un'atmosfera è abitabile. 1. Contenuto di vapore acqueo. Il requisito fondamentale è che il pianeta abbia vapore acqueo nella sua area. Se è presente un componente acquoso, contenente acqua, si presume che sia acqua liquida o solida. Inoltre anche la temperatura del pianeta influisce in modo significativo sull'acqua. All'estremità inferiore dell'intervallo abitabile, meno di 173 gradi o 15 gradi sopra lo zero assoluto, il vapore acqueo si condensa in gocce liquide come sulla Terra. A temperature ben oltre questo intervallo formerebbe ghiaccio. 2. Temperatura del gas. Un altro fattore da considerare è la temperatura della composizione del gas dell'atmosfera. Il limite superiore per il vapore acqueo è di circa meno 173 gradi, ben al di sotto dello zero assoluto. Un'area più calda di meno 238 gradi contiene più gas che hanno maggiori probabilità di assorbire il calore e non rilasciarlo così facilmente come fanno l'ossigeno e l'azoto sulla Terra. 3. Contenuto di zolfo.
All'estremità superiore dell'intervallo abitabile, il vapore acqueo si condensa in gocce liquide. Formerebbe ghiaccio a temperature superiori a meno 173 gradi, ma a temperature estremamente elevate, il contenuto di zolfo dell'atmosfera di un pianeta diventa significativo. Superterre è un mondo ad anello senza atmosfera. Oltre ad essere abbastanza temperati da sostenere l'acqua liquida, i candidati TESS devono anche essere pianeti rocciosi. Troppo gas e sarebbero simili a Nettuno. Troppo poco e sarebbero simili a Giove, e se ci sono anelli attorno al pianeta, gli astronomi deducono che ce ne sia ben poco nella loro atmosfera. Gli anelli non tendono a formarsi intorno ai mondi gassosi. Tutti questi fattori sono stati presi in considerazione dagli scienziati planetari, e mentre potrebbe essere ancora troppo presto per dire su quale specifico pianeta TESS troverà un'atmosfera abitabile, il fatto che ciò sia stato persino possibile dimostra il potere delle indagini di tutto il cielo, come TESS. Questo video illustra un elenco dei pianeti abitabili e delle loro caratteristiche. 1. Keplero 7b. Questo pianeta orbita attorno alla sua stella in un'orbita relativamente stretta, rendendolo inferiore alla distanza in cui l'acqua liquida potrebbe essere stabile. Tuttavia, il pianeta non è troppo vicino alla sua stella, è abbastanza vicino che l'acqua potrebbe esistere sulla sua superficie. Inoltre, Kepler 7b è molto più vicino alla sua stella di quanto Nettuno lo sia al Sole. Nettuno è circa 30 volte più lontano dal Sole rispetto a Kepler 7b. Sarebbe un ottimo candidato per un'analisi dettagliata con uno spettroscopio e altri strumenti, che ci direbbero di più sull'atmosfera e sulla composizione di questo pianeta. Kepler 7b era il più piccolo esopianeta mai trovato in orbita attorno a una stella alla sua scoperta, e contrassegnato come il primo pianeta extrasolare ad avere una mappatura delle nuvole che ha rivelato un punto luminoso sul pianeta. Inoltre mostrava fasi simili alla Luna quando orbita attorno alla sua stella. 2. Keplero 186f. Kepler 186f è considerato un pianeta simile alla Terra, poiché è alla giusta distanza dalla sua stella per avere acqua liquida sulla sua superficie. L'esopianeta non ha oceani. Inoltre, si trova in una zona abitabile che contiene gli elementi leggeri idrogeno ed elio, ma non gli elementi più pesanti, come ossigeno e carbonio. E poiché non è stata rilevata acqua liquida sulla superficie, ciò significa che qualsiasi acqua su questo pianeta potrebbe essere congelata o concentrata in un piccolo numero di luoghi, come sorgenti termali o laghi profondi. Inoltre, Kepler 186f è una superterra, cioè circa 3,5 volte la massa della Terra. Tuttavia, orbita attorno alla sua stella a solo un terzo della distanza in cui l'acqua liquida potrebbe essere stabile, il che significa che è ancora un ottimo candidato per un'analisi dettagliata con uno spettroscopio e altri strumenti che ci direbbero di più sull'atmosfera e sulla composizione di questo esopianeta. 3. Kepler 438b. Questo pianeta orbita in un blocco di marea con la sua stella, il che significa che lo stesso lato del pianeta è sempre rivolto verso la stella, perché si trovano in un'orbita relativamente stretta, appena fuori, dove l'acqua liquida potrebbe essere stabile. Kepler 438b è anche l'esopianeta più vicino noto per avere un campo magnetico, che aumenta le sue possibilità di sostenere la vita. Se un pianeta come Kepler 438b avesse un'atmosfera, includerebbe anidride carbonica, azoto e altre sostanze volatili come il vapore acqueo e il metano. Tutti ingredienti chiave per la vita così come la conosciamo. Considerando che la massa di Kepler 438b è di 2,3 milioni di Terra, la sua gravità sarebbe 30 volte quella della Terra, rendendo le condizioni della superficie su di esso relativamente più tollerabili. Altri fattori che dimostrano che Kepler 438b è abitabile sono la sua stella, leggermente più vecchia, la sua vicinanza alla sua stella e la piccola quantità di raggi X che il pianeta riceve. 4. Kepler 62f. Kepler 62f e Kepler 186f sono molto simili. Entrambi sono vicini alla loro stella, né troppo vicini né troppo lontani, ed entrambi orbitano attorno nella cosiddetta zona abitabile, il che significa che hanno buone possibilità di avere acqua liquida sulla loro superficie. Inoltre, entrambi hanno anni molto lunghi, quasi identici, il che significa che la vita potrebbe evolversi lentamente su entrambi i mondi. Tuttavia, Kepler 62f è molto più freddo della sua controparte, la stella Kepler 186. Inoltre, questo pianeta si trova al di fuori della zona abitabile della sua stella, il che significa che è improbabile che abbia acqua liquida in superficie. Tuttavia, la sua massa è solo di 1,6 masse terrestri, il che significa che Kepler 62f avrebbe una piccola gravità superficiale, il che significa che l'acqua liquida potrebbe potenzialmente esistere sulla sua superficie in oceani o laghi poco profondi.
Se un pianeta come Kepler-62f avesse un'atmosfera, molto probabilmente includerebbe anidride carbonica e altre sostanze volatili come il vapore acqueo e il metano, tutti ingredienti chiave per la vita così come la conosciamo. Kepler-62f è una superterra, cioè circa 3,5 volte la massa della Terra. 5. Kepler-296f. Questo è un altro pianeta superterra che si trova nella zona abitabile della sua stella. Poiché orbita appena fuori dalla zona abitabile della sua stella, questo pianeta sperimenterebbe alcuni bagliori abbastanza intensi e frequenti dalla sua stella madre. Inoltre, si pensa che Kepler-296f abbia caratteristiche simili ai giganti di ghiaccio del sistema solare, Urano e Nettuno, anche se leggermente più piccoli. Ha anche un'alta probabilità di avere una grande atmosfera a causa delle sue dimensioni maggiori rispetto a quelle della Terra. Come Kepler-62f, se Kepler-296f avesse un'atmosfera, molto probabilmente includerebbe anidride carbonica e altre sostanze volatili come vapore acqueo e metano, tutti ingredienti chiave per la vita così come la conosciamo. In particolare, Kepler-296f ha una serie di somiglianze con la Terra. Una delle somiglianze è che ha all'incirca la stessa durata dell'anno, che è di circa 290 giorni. 6. Kepler-22b. Questo pianeta orbita in un'orbita relativamente stretta attorno alla sua stella, dandogli le giuste condizioni per essere un pianeta roccioso, che è ciò che gli scienziati cercano quando analizzano gli esopianeti. Orbita esattamente nella cosiddetta zona abitabile della sua stella, il che significa che questo esopianeta potrebbe avere acqua liquida sulla sua superficie. Inoltre, è probabile che Kepler-22b sia molto simile a Giove in termini di massa e dimensioni, il che significa che la sua gravità superficiale sarebbe molto elevata e quindi meno adatta alla vita. Kepler-22b si trova a 600 anni luce dalla stella che orbita, che è circa il doppio della distanza e del tempo che la Terra impiega per orbitare attorno al Sole. 7. Kepler-36b. Il telescopio Kepler della NASA ha scoperto questo pianeta nel 2009, ha dimensioni e massa relativamente piccole, ma per il resto è perfettamente simile alla Terra e simile al nostro pianeta in termini di clima e velocità di rotazione. Orbita attorno a una stella simile al Sole, il che significa che si trova nella zona abitabile della sua stella e potrebbe avere acqua liquida sulla sua superficie, che è la chiave per la vita così come la conosciamo. Sfortunatamente, l'orbita di Kepler-36b è alquanto eccentrica, il che significa che nel tempo il pianeta probabilmente si sposterà fuori dalla cosiddetta zona abitabile e quindi diventerebbe inabitabile e potrebbe scambiare un'atmosfera con il vento stellare. Oltre a tutti questi fattori, Kepler-36b compie un'orbita completa attorno alla sua stella in 14 giorni, che è più breve del tempo impiegato dalla Terra per orbitare intorno al Sole. 8. Kepler-442b. Questo pianeta ha una massa e dimensioni simili alla Terra, il che lo rende un ottimo candidato per ulteriori analisi per determinare se ha o meno un'atmosfera e una qualche forma di acqua sulla sua superficie. Orbita in un'orbita molto stretta, appena fuori da dove l'acqua liquida potrebbe essere stabile, e si trova nella zona abitabile della sua stella, il che significa che questo esopianeta potrebbe avere acqua liquida sulla sua superficie. Si pensa che Kepler-442b sia simile, in termini di atmosfera, con la possibile presenza di metano, anidride carbonica, tutti ingredienti chiave per la vita che conosciamo. 9. Kepler-69b. Questo pianeta non è così simile alla Terra come alcuni degli altri pianeti in questo elenco, ma alcune caratteristiche lo collocano ancora in cima alla lista degli esopianeti potenzialmente abitabili. Si pensa che sia un pianeta roccioso molto simile per massa e dimensioni alla Terra e orbita in un'orbita molto stretta all'interno della cosiddetta zona abitabile della sua stella, il che significa che questo esopianeta potrebbe avere acqua liquida sulla sua superficie. Inoltre, è probabile che Kepler-69b sia molto simile in termini di atmosfera, con la possibile presenza di metano e anidride carbonica, tutti ingredienti chiave per la vita che conosciamo. 10. K2-22b, asteroide TK7. K2-22b è un piccolo asteroide che orbita in un'orbita molto stretta attorno alla stella su cui orbita, forse molto simile ai piccoli pianeti rocciosi attualmente scoperti al di fuori del nostro sistema solare. Ha una massa inferiore a 445 mE e orbita in un'orbita tra quelle di Marte e della Terra. Si trova anche all'interno della zona abitabile della sua stella, il che significa che potrebbe avere acqua potenzialmente liquida sulla sua superficie. Il nome TK7 deriva dal fatto che questo piccolo pianeta è stato originariamente scambiato per un pianeta in transito quando il Kepler Telescope lo ha osservato per la prima volta. 11.
HD 40307G. Questo esopianeta orbita in un'orbita molto stretta attorno alla sua stella, il che significa che potrebbe in teoria essere quasi simile alla Terra, come alcuni degli altri esopianeti in questo elenco. Ha una massa e dimensioni simili alla Terra, il che lo rende un ottimo candidato per ulteriori analisi per determinare se ha o meno un'atmosfera e qualche forma di acqua sulla sua superficie. Orbita esattamente nella cosiddetta zona abitabile della sua stella, il che significa che questo esopianeta potrebbe avere acqua liquida sulla sua superficie. Tutti questi fattori combinati mettono HD 40307G in cima alla lista degli esopianeti potenzialmente abitabili, soprattutto considerando che questo pianeta si trova all'interno del nostro vicinato stellare, a soli 42 anni luce di distanza. Si pensa che le condizioni atmosferiche su questo pianeta siano simili a quelle sulla Terra, e quindi un altro potenziale pianeta simile alla Terra è stato aggiunto all'elenco. 12. K2-25b. Questo pianeta orbita in un'orbita molto stretta attorno alla sua stella, il che significa che in teoria potrebbe essere quasi simile alla Terra, come alcuni degli altri esopianeti in questo elenco. Ha una massa e dimensioni simili alla Terra, il che lo rende un ottimo candidato per ulteriori analisi per determinare se ha o meno un'atmosfera e qualche forma di acqua sulla sua superficie. Orbita esattamente nella cosiddetta zona abitabile della sua stella, il che significa che questo esopianeta potrebbe avere acqua liquida sulla sua superficie. Tutti questi fattori combinati mettono K2-25b in cima alla lista degli esopianeti potenzialmente abitabili, soprattutto considerando che questo pianeta si trova all'interno del nostro vicinato stellare, a soli 147 anni luce di distanza. Questo pianeta orbita entro 3 giorni e mezzo dalla sua stella ospite, ed è quindi molto vicino alla sua stella in termini di distanza. Conclusione. I telescopi spaziali della NASA sono sempre alla ricerca di nuovi pianeti, e ogni volta che viene scoperto un nuovo pianeta, c'è la speranza che possa essere un pianeta simile alla Terra. Mentre alcuni di questi pianeti sono chiaramente candidati migliori di altri, il fatto che possiamo trovare esopianeti in altri sistemi solari rende le possibilità di trovare vita aliena molto più alte che mai. Cosa ne pensi? Pensi che troveremo vita aliena nei prossimi 100 anni? Ai nostri stimati spettatori, grazie per aver fatto parte di questo viaggio esplorativo. Ricordatevi di mettere mi piace, condividere, commentare e iscrivervi a questo canale per altri contenuti come questo.